Ciao a tutti, ben ritrovati, io sono Andrea, oggi sono in compagnia di... Dimitri. Esatto, oggi facciamo un video diverso, facciamo un video dove apriamo delle bustine. Innanzitutto, prima di partire con il video, un enorme ringraziamento a Matteo, alias Matteo G87, mio compaesano, che è stato fondamentale alla realizzazione di questo video perché è lui che mi ha trovato le minifigure. Di cosa stiamo parlando? Minifigure della serie 24 appena uscita, ma quasi introvabile. Siamo ormai alla conclusione della prima settimana di febbraio. Queste sono uscite a gennaio. Io non ero riuscito ancora a trovarne. Ho girato vari toys, negozi, non ce n'erano in giro. Vedevo eserciti da 200 minifigure sui gruppi Facebook oltreoceano, qua non si trovavano. Finalmente Matteo mi ha aiutato a recuperare le minifigure. Cosa c'era di interessante in questa serie, Dimitri? Quali erano le minifigure interessanti di questa serie? Vediamo se indovini, vista la mia passione per il tema Kestrel. La falconiera. Sì, quindi, a me piace anche il T-Rex. Sì, per carità, sono tutte bellissime queste. Però, come avete visto dalle immagini, è uscita la falconiera dei Black Falcon. Io sto facendo un mega castello, un mega esercito di Black Falcon, quindi dovevo assolutamente averlo. Dima, direi di aprire la prima bustina. Mi raccomando, taglia bene qua in alto, perché non vogliamo tagliare il contenuto, perché oltretutto sì. Oh, comunque non ci sono dentro solo falconiere. Adesso vediamo innanzitutto se Matteo è stato all'altezza della sua fama di mega palpeggiatore, perché è veramente un drago a palpeggiare le bustine e trovare le minifigure. E prima falconiera trovata. Tra l'altro la bustina nella bustina non l'avevo ancora mai vista. Dicevo, non solo la falconiera mi piaceva di questa bellissima serie, c'erano altre due minifigure che mi interessavano molto, più una quarta. Ecco, questa è l'altra che mi piaceva molto, l'orco, bellissimo, veramente veramente bello. Adesso ti lascio qua i pezzi, io vado avanti con lo spacchettamento. Non riesco più a toglierlo. Fa niente, lascia stare la testa allora. Vabbè, non gli metto il mantello. Tra l'altro è la prima volta che vedo che hanno aggiunto la bustina nella bustina. Cioè, Lego, scusa, mi stai facendo la propaganda che finalmente abbandoni le buste di plastica e qua me ne metti addirittura due. Ah, non ci siamo, non ci siamo, Lego. Ecco un altro orco. Andiamo avanti con la quinta bustina. Ed ecco la terza minifigure, bellissima. Lo Spaceman in reddish brown. Questo è veramente una gran figata. Ecco qua la testa. Io sono anche un appassionato di Classic Space e questo devo dire che mi piaceva veramente un sacco. Dovrebbe avermene pescati due il buon Matteo. Molto bello anche il tile stampato, oltre che il Baby Spaceman, che è una figata assurda. Questa è veramente una figata. Sesta bustina, andiamo avanti. Eccola qua, la quarta minifigure che mi interessava. Questa potrebbe tornare utile sia per la mia isola pirata, perché è in perfetto stile settecentesco. Ok, questa bellissima dama di corte, ma potrei anche sfruttarla in qualche maniera come nobildonna da mettere nella mia fortezza del Black Falcon, anche se ovviamente capigliatura e trucco non sono adatti, però la minifigure è molto bella con questo gonnone. E quindi in teoria abbiamo già trovato tutte le minifigure che mi interessavano dalle ultime quattro bustine. È così? Sì. Presenti sul tavolo dovremmo tirare fuori i doppioni che mancano all'appello. Ecco qua un'altra falconiera. Stiamo facendo un bel casotto qua sul tavolo. Ma questi qua a cosa servono?
Penso per attaccare i capelli. Questo qua è il ciuffo dell'orco. Ecco il secondo spaceman. Reddish brown. Così? Uno solo, Dimitri. Due sono troppi. Un'altra falconiera. Ecco, questa minifigura è stupenda. Ho da muovere solamente una critica sul colore dei capelli, che francamente non ho capito perché l'abbiano fatto di questo rosso punk. Cioè veramente colore che mi ha lasciato un po' così. Non ha molto senso come colore, secondo me. Ed ecco qua. Adesso mettiamo un attimo in ordine tutto questo casotto, montiamo le minifigure e ci rivediamo al lavoro concluso. Ed ecco qua tutte le nuove minifigure. Matteo, grazie mille ancora, sei stato fondamentale, gentilissimo a recuperarmi tutte le minifigure che avevo richiesto. Sei stato veramente un ganzo assurdo. E qua ovviamente la più bella di tutta la serie, veramente una minifigure incredibile. Qua hanno fatto veramente un colpo grosso, e comunque va riconosciuto anche all'orco di essere veramente una gran minifigure. Secondo me darà origine a dei grandi eserciti, quindi vedremo delle cose veramente molto belle con queste due minifigure, soprattutto senza nulla togliere alle altre, perché come abbiamo già visto c'è della roba veramente bella. Anche il robottone qua non è niente male. Ecco l'arbitro di calcio un po' anonimo. Molto bello il T-Rex, bellissimo il koala presente qua con il guardaparco, bella la donna che fa il vaso, questo è un po' inutile. Molto bello anche il bambino che con la fionda che c'ha il giornale in mano. Cioè hanno fatto veramente una gran bella serie, molto bella. Dima, tu cosa ne pensi? Bella serie. La tua preferita di tutte? Il T-Rex. E la seconda preferita? Il koala. E la terza? La carota. Ok, grazie a tutti di essere stati in nostra compagnia. Lasciate un pollice su se vi è piaciuto il video, un pollice su per Matteo, grandissimo, che mi ha trovato tutte queste prelibatezze Lego. Ci vediamo con un nuovo video chissà quando. Per ora è tutto da Andrea e Dimitri. È tutto, buona giornata, alla prossima, ciao.